Il big match del Riviera delle Palme sorride alla San Benedettese, che conquista 3 punti di platino vincendo per 3-1 contro un Avezzano che prima illude e poi delude i 200 tifosi biancoverdi accorsi in terra marchigiana. Calcio d'inizio per gli ospiti, subito i biancoverdi partono forte e mettono la freccia del sorpasso. De Silvestro arriva sino in fondo, bisturi radente uscire, se ne si controlla, è cinico, fredda l'incolpevole Coco, facendo impazzire i 200 tifosi marsicani. Neanche il tempo di esultare che l'Avezzano sfiora il raddoppio. Senesi pesca Mascella che incorna, ottima la risposta di Coco in corner. La Samba non ci sta e inizia a premere sull'acceleratore. Al 25esimo, su palla persa, Tomassini incorna e trova uno sfortunato palo interno. La dea bendata però guarda in casa marchigiana, perché sul rimpallo arriva come un treno Scimia, che da due passi non può proprio sbagliare, siglando l'1-1. Cresce la fiducia e l'entusiasmo in casa rivierasca. Al 39esimo minuto Senigalliesi emula la rete avversaria che ha sbloccato la contesa, arriva sul fondo e regala a Pagliari il più comodo dei palloni, facendo esplodere la curva nord. Ancora all'11 di mister Lauro vuole azzannare i lupi biancoverdi. Su ennesimo pallone recuperato, Tomassini colpisce con il collo interno del piede, sfiorando il palo alla sinistra di Cultraro. Nuovamente i marchigiani vogliono il gol della sicurezza. Senigalliesi pesca al bacio Tomassini, ma ancora l'ex Pineto colpisce debolmente con Cultraro, che comodo blocca il pallone. Nel finale ci pensa il neutrato Fabbrini a siglare il tris, che consegna 3 punti pesantissimi alla San Benedettese, che scalza almeno per il momento i biancoverdi nella rincorsa alla capolista Campobasso.